Buonasera amici di internews.it, Radio Nerazzurra, e ben ritrovati con una nuova edizione di GR Internews. L'Inter ieri ha vinto 3-2 ai tempi supplementari contro l'Empoli, staccando il pass qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia, con i nerazzurri che attendono la vincente di Roma-Lecce di questa sera per vedere quale sarà l'avversaria appunto nei quarti di finale. A decidere la partita è stato Stefano Sensi, una sorpresa visto che il giocatore è molto vicino a firmare con la Sampdoria, ma l'infortunio di Correa, accusato dall'argentino dopo appena 3 minuti, potrebbe aver bloccato questa trattativa, con Sensi che rimarrà almeno fino alla prossima partita Inter Venezia di sabato a Milano a disposizione di Simone Inzaghi. E poi chissà, se l'infortunio di Correa dovesse essere abbastanza grave, potrebbe anche rimanere in maglia nerazzurra, facendo così sfumare la pista che porta alla Sampdoria. Dicevamo di Inter Venezia, con la partita che però sembra essere a forte rischio, in quanto i positivi al Covid-19 nella squadra veneta sono ben 15, 8 calciatori e 7 si pensa che siano i positivi nel gruppo squadra, quindi staff e tutti i tesserati relativi al Venezia. Se ricordando che il nuovo protocollo afferma che 9 con 9 positivi non si gioca una partita, dunque vedremo se nei prossimi giorni usciranno altri positivi. Intanto poi si parla ovviamente anche del rinnovo di Marcelo Brozovic con Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione del croato. Per chiudere la trattativa col giocatore mancano gli ultimi dettagli che potrebbero essere sistemati entro la fine del mercato. Fondamentale sarà questa pausa di 2 settimane per la società nerazzurra per incontrare gli entourage del giocatore e dunque sistemare anche queste ultime faccende. Questa era la nostra ultima notizia di oggi. L'appuntamento è con l'edizione di domani di GR Internews. Grazie di essere stati con noi. Buona serata a tutti. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.